Giuseppe, io ieri ti avevo chiesto di spiegare un attimo, cioè in parole comprensibili, che cos'è il metodo fisso e che cos'è il metodo variabile, che tu poi spiegherai ai medici che appunto parteciperanno a questo webinar. Sì, esatto. Dunque abbiamo suddiviso la terapia in modulo fisso e modulo variabile. Il modulo fisso comprende le molecole che intervengono su tutte le principali funzioni vitali che sono alterate dalla degenerazione neoplastica, per ricondurre gradualmente alla normalità queste reazioni. Questo è il modulo fisso, sono gli elementi base che intervengono su tutte le alterazioni basilari comuni a tutte le cellule tumorali, per cui sono somatostatina, soluzione di retinoidi, vitamina E, vitamina D3, melatonina, vitamina C. Questi sono l'elemento base insieme agli inibitori della prolattina. In questi 50 anni, a questo che è l'elemento base originario della terapia, che fu enunciato da mio padre già quasi 40 anni fa, si sono aggiunti in singoli tumori, in patologie specifiche, delle molecole che hanno un'azione particolare su quelle. Queste ne sono state maturate nell'arco di tanti anni, stanno dando dei risultati, stanno spostando le mediane di sopravvivenza, migliorando la qualità di vita. Gli ultimi li abbiamo pubblicati recentemente nei tumori del cervello e nei sarcomi. Sono delle sostanze che intervengono soprattutto sulle staminali tumorali. Questo per spiegarle che in questi anni si è fatto un percorso cercando di affinare continuamente la terapia e di renderla il più possibile adatta alle singole patologie, in maniera da intervenire su quelli che sono i caratteri peculiari di singole patologie. I risultati sono confortanti. Io proietterò sabato una serie di diapositive, cercherò di dare la spiegazione più chiara e più comprensibile. Allora, queste sostanze del modulo variabile intervengono in particolari tipi di tumori. Vi faccio un esempio: nei tumori della vescica, sono i prossimi che potremo pubblicare, ci sono dei risultati perché oltre al modulo base c'è un prodotto che in minima quantità agisce come antitubercolare. Nei tumori della vescica l'oncologia usa il BCG, praticamente un'attivazione immunitaria antitubercolare, dà una discreta irritazione della vescica. Usando invece l'isoniazide in piccole quantità si ottengono risultati superiori senza irritazione della vescica. E con tutto quanto il resto della terapia, un certo numero candidati a una cistectomia totale, ripeto, un certo numero. Il miracolo di fare Padre Eterno, però è un progresso perché una certa percentuale di persone evita la cistectomia, il che non è poco. Quindi c'è un modulo fisso e poi ci sono delle cose che variano. Sì, Questo chiaro, lo è dico ai. particolari tumori verranno relazionati 26 tipi diversi di tumori, tutti quanti hanno il modulo fisso, gli elementi base che intervengono sulla biologia tumorale. In particolare, in ogni tipo singolo peculiare di tumore, ci sono delle molecole specifiche, una o più molecole, che intervengono in maniera particolare su quella particolare biologia tumorale. Facevo l'esempio, nei sarcomi alcuni, nei tumori delle osteosarcomi, nei tumori cerebrali altri, nel tumore della vescica, nei tumori polmonari. Ad esempio, abbiamo introdotto somatostatina anche per somministrazione aerosolica e qualche cosa di più si ottiene veicolando direttamente la somatostatina a livello degli alveoli polmonari con degli apparecchi micronizzati per aerosol. Quindi questo è il frutto di una ricerca continua, di un aggiornamento della letteratura, di un adattamento particolare alle singole specifiche patologie tumorali, modulo variabile. Molecole adatte per particolari patologie. Dunque, in questo webinar di sabato, e adesso vi ricordo che sul sito
metododibella.org, i medici, a quanti siamo arrivati, Giuseppe? Si possono iscrivere, perché vi verrà dato il link per partecipare. Sì, attualmente abbiamo poco meno di 400 iscritti come medici, si possono iscrivere fino a 500 e come uditori non medici hanno superato da pochi 400. C'è un altro, anche questi possono arrivare a 500. Lui c'è ancora la anche possibilità. Anche gli altri, ecco, si può iscrivere, quindi 500 medici e 500 non medici, ok? 500 sì. Medici e 500 non medici. Sono 20, allora... Praticamente quello che a me sta a cuore dire è questo, che tutto diciamo, lo staff che collabora col dottor Giuseppe Di Bella, Giuseppe Di Bella, hanno fatto la sintesi di 50 anni di storia del metodo Di Bella che è stato creato, realizzato dal professor Luigi Di Bella. Sono 26 tipi di neoplasie, 26 tipi di neoplasie, di queste 26 verranno riportate le classificazioni, la diagnostica ematochimica, strumentale e metabolica e la stadiazione con le prognosi e mediana di sopravvivenza. Verranno riportate per ogni tumore le risposte cliniche che sono state date diciamo, e verificate col metodo Di Bella in termini di guarigioni, di risposta obiettiva parziale o totale, di sopravvivenza, qualità di vita, percentuali di recidiva a 5 anni. I dati del metodo Di Bella verranno confrontati con quelli ufficiali dell'oncologia, facendo riferimento, poi adesso tu dai una sezione, del National Cancer Institute. La maggior parte dei risultati del metodo Di Bella nelle singole patologie sono stati pubblicati e reperibili nelle banche dati biomediche più importanti. In altre neoplasie in cui la risposta al trattamento con il metodo Di Bella non è stata ancora pubblicata, stanno selezionando i casi verificabili secondo i criteri codificati dal Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, per ricostruire la storia clinica, il decorso, la risposta al metodo Di Bella e le relative statistiche. Quindi è un webinar proprio fatto apposta per i medici. Ecco, non tappatevi le orecchie e gli occhi, i medici, tanti medici, iscrivetevi, andate su metododibella.org e poi nel corso del webinar si potrà ascoltare, ma sicuramente anche interagire. Quindi ci saranno questi 26 tipi di tumore, vi verrà spiegato qual è diciamo, la parte fissa della cura e poi patologia per patologia quello che può variare e come si deve affrontare patologia per patologia. Ieri abbiamo discusso del fatto della sperimentazione che fu fatta fallire. È chiaro che un passaggio tra virgolette scientifico-politico è quello di togliere questo sarcofago dal metodo Di Bella, che opprime il metodo Di Bella con quella sperimentazione che fu una sperimentazione. Adesso noi non vogliamo andare oltre, non vogliamo esagerare, ma fu una farsa a tutti gli effetti, assolutamente a tutti gli effetti. E comunque sabato vedremo quello che sarà, insomma, quello che succederà. Giuseppe, per il momento io ti devo salutare e sì, ci rivediamo domani. Facciamo una cosa anche un po' diversa, ok, perché io leggo qua tante cose importantissime, quindi appuntamento a domani. Chiunque dei medici all'ascolto voglia capire un po' di più, e secondo me dovremmo essere in tanti proprio, però già che siamo quasi 400 come medici è importante, ma c'è spazio e capacità ancora per 100 medici. Poi magari se avrà così grande successo bisognerà ripeterlo, Giuseppe, perché i medici sono tanti, dobbiamo arrivare a tantissimi medici. Un'ultima cosa, sì. Nel sito possono accedere alle modalità di iscrizione, perché c'è la società specializzata per iscrivere, non solo, ma io metterò entro venerdì tutte le slide, tutte le diapositive che proietterò, le potranno vedere direttamente perché saranno il riferimento di tutta la relazione. Modulo fisso, modulo variabile, saranno le proiezioni e diapositive sul sito Metodo Di Bella. Grazie Giuseppe, ti voglio bene, un abbraccio. Ciao. Grazie a voi.
Ciao, grazie. Voglio anche dire che il dottor Giuseppe Di Bella ha 82 anni e dice, mi ha detto, prima di concludere la mia vita voglio trasmettere ai colleghi le basi scientifiche, i meccanismi biomolecolari, i riscontri clinici che hanno consentito un documentato progresso rispetto ai protocolli oncologici. Giuseppe Di Bella non ha bisogno di nulla se non affermare gli studi del papà e alleviare le sofferenze di tantissima gente, se si può. Su 26 tipi di tumore si può. Quindi io prego davvero quelli della cosiddetta scienza, quelli della scienza validata, e questa è scienza, di prestare veramente un momento di, diciamo così, di osservazione.